questo punto di vista, che quella roba lì si sta realizzando. E allora il progetto che state facendo qua sulle comunità locali, il progetto SEM, il progetto sulla, diciamo, su questa parte, come Gianfranco sa, sono innamorata di questo progetto da tanto tempo. Ma cosa fa? Stabilisce che esiste una vocazione del proprio territorio e che questa vocazione è condivisa dalle amministrazioni, che insieme si danno un metodo, che cercano finanziamenti, che cercano il modo di migliorare le performance energetiche, ambientali, di trasporto pubblico e di sostenibilità del proprio territorio. Se si fa così, passa. Se si fa così, questo momento che giudico virtuoso dopo un periodo terribile, noi lo tesaurizziamo, cioè facciamo in modo che la politica e la pubblica amministrazione intercettino quel bisogno e siano interpretati come capaci di migliorare la vita delle persone, esattamente come è accaduto alle ultime elezioni. Guardate, io le ho osservate, nessun sindaco che si è ricandidato non è stato eletto. Perché? Erano tutti bravissimi? Non lo so. Certamente tutti, io li ho osservati dall'esterno, tutti si sono messi a disposizione dei propri cittadini e delle proprie cittadine, tutti. E quelli lì hanno capito che aveva un senso, cioè c'è stato un riconoscimento delle istituzioni locali e europee. Per la prima volta l'Europa, che ha cambiato il suo atteggiamento, ha oggettivamente, sentire parlare la von der Leyen è totalmente diverso da sentire parlare qualcuno che parlava 3 anni fa, totalmente diverso. Quando la von der Leyen lancia The New Bauhaus, quando lancia The Next Generation Wave, quando lancia la ricostruzione, miliardi di investimenti sul recupero di edifici dismessi, la loro performance energetica, la loro capacità di diventare. Ma questo è straordinariamente interessante dal punto di vista economico, industriale, dal punto di vista sociale. Cioè io credo che un intervento di carattere ambientale ha una declinazione profondamente sociale, profondamente anche di ridistribuzione, perché permette a tutti di stare meglio, tutti. Permette al mondo di avere un equilibrio diverso e permette quindi a noi di stare meglio. Perché gran parte delle cose che accadono, le persone che scappano, che muoiono, che sono perseguitate, uccise, lo fanno perché nei loro paesi l'emergenza climatica ha prodotto tali e tanti problemi di carattere economico che naturalmente l'unico modo è quello di scatenare una forma di me ne vado, scappo perché qui non è più possibile. Quindi adesso io l'ho fatta un po' lunga e non ho detto tutte le cose che volevo dire, però io penso che questa sia la frontiera che abbiamo di fronte a noi e il fatto che il nostro partito la stia interpretando così, per me è fonte di gigantesco orgoglio. Cioè l'idea che Chiara abbia una responsabilità di questa natura con la sua storia e con la sua capacità di essere anche, prima hai usato la parola scelte radicali. Io sono una Fit for 55, io sono convinta che deve essere fatta forse anche prima del 2030. E l'idea che questa discussione nel nostro partito adesso abbia una cogenza così importante, beh. Ma una volta, se tu parlavi di questa cosa qua, nessuno ti considerava, oppure se ti consideravano, però ti dicevano: sì, però il problema è l'emergenza, l'emigrazione, la casa, tutte cose che hanno una gigantesca attinenza con quello che stiamo dicendo, solo che la prendiamo con un filo conduttore, che è un filo conduttore più grande e più forte. Quindi io per chiuderla ti dico, sono convinta che questo sia il nostro compito. Anche sul tema della formazione, come sapete la città metropolitana ha l'unica cosa della Del Rio che sposo integralmente è la definizione delle funzioni, tutto il resto, diciamo, apriamo una discussione, ma in un altro momento, ma sulle funzioni secondo me ci ha preso, perché ha stabilito funzioni che sono determinanti, mobilità, trasporto pubblico locale, sviluppo economico-sociale del territorio, il tema dell'economia. Economia energetica, controllo dell'energia, controllo delle performance energetiche, di tutto quanto riguarda l'ambiente e in più il tema della formazione. E chiudo su questo.